Io credo che la società civile abbia dato ampiamente dimostrazione di che cosa si possa fare. Lo abbiamo dimostrato tantissime volte, mai abbastanza. Io vorrei sottolineare una cosa. Non vorrei che nel momento in cui cadesse Berlusconi molti potessero pensare che è finito il problema. Perché cominciano live uguali. Quindi non addormentatevi, perché là dietro c'è un disegno ben preciso. A me fa piacere che Repubblica abbia fatto queste 10 domande sulla salute del Premier, però mi sarebbe piaciuto vedergliene una sul suo ruolo, su Alfa e Beta. Mi sarebbe piaciuto vedergli fare una sola domanda sul suo coinvolgimento nelle stragi. Almeno una di quelle 10 domande. Quindi cercate veramente di non acquietarvi nel momento in cui forse Putin 2 o chissà che possibile chiamarlo, papi, l'altro giorno qualcuno mi ha detto per me è come uno zio, giuro, ve lo giuro, qualcuno mi ha detto per me è come uno zio, ho detto mettetevi d'accordo perché tra papi e zio qua finisce veramente male. La società civile può fare veramente tanto ed è un ruolo fondamentale, mi fa piacere oggi poterlo ribadire a questa festa proprio perché ci sono Antonio Di Pietro, c'è tutta la classe dirigente del partito. Io vorrei dire una cosa, questo partito deve continuare ad aprirsi alla società civile, perché non deve essere soltanto il partito dell'Italia dei Valori, questo deve essere il partito di tutti gli italiani onesti, che hanno necessità di identificarsi in persone come loro, in cittadini come loro, che vivono quotidianamente i problemi di tutti i giorni. Ho una richiesta da una mamma che ho visto ieri sera in un ospedale, all'ospedale di Palermo. Ed è una richiesta alla quale io non posso assolutamente rispondere nulla, sono certa che lo farà Antonio Di Pietro e che lo faranno i colleghi italiani. Il 27 agosto a Palermo, alle 7 del mattino, un ragazzo di 19 anni, volontario di protezione civile, che ha lavorato con me all'Aquila, nel COM di Torre Imparte, che ha fatto il suo lavoro da eroe davvero, il 27 agosto, mentre lui alle 7 del mattino stava andando a lavorare, è stato investito, una macchina gli è piombata addosso, a 130 km orari. Chi conduceva quell'altra auto non stava andando a lavorare come Antonio, tornava da una discoteca ubriaco e drogato. Lui non si è fatto assolutamente nulla, alle 11 del mattino era già stato dimesso ed era già a casa sua, Antonio è entrato immediatamente in coma e 3 giorni fa i medici hanno detto alla mamma che è solo questione di ore, che Antonio morirà e che il suo cuore si sta spegnendo lentamente. Ieri sera la mamma mi ha detto di continuare a stare dalla parte dei cittadini e di far sì che leggi del genere possano trovare inasprimenti seri. Questo non significa essere giustizialisti, significa che è necessario vivere in uno Stato di diritto dove possa essere affermata quotidianamente la legalità costituzionale, ed è quello secondo me il problema. Noi non viviamo più né in una democrazia, quotidianamente le più alte cariche dello Stato continuano a violarla. Abbiamo visto che cosa sono stati capaci di fare e che cosa probabilmente faranno, perché non si fermeranno. E io a tale proposito, Salvatore, bene o male ci sentiamo tantissimo e ogni volta che ho dovuto prendere scelte difficili, positive, negative, ho sempre parlato con le persone a me più care che sono qua sedute. Nei giorni scorsi il Presidente della Repubblica ha invitato i parlamentari neoeletti, gli europarlamentari, il 25 settembre al Quirinale. E io ho detto subito non ci vado perché non me la sento di andare a farmi la foto con Mastella, con le veline e con tutto il resto. Però, scusate, però poi ho pensato una cosa, giorno 26 settembre, come sapete tutti, il popolo delle agende rosse, cioè il popolo della società civile, si rimette in moto e giungerà e sarà una grandissima manifestazione straordinaria, manifestazione per ricordare non solo i poteri forti e i poteri istituzionali, che c'è gente che non dimentica e che vuole giustizia. Siccome ogni volta, l'altra volta a Piazza Farnese il capo dello Stato non aveva, è stato riportato male il messaggio di quello striscione, allora io ho deciso di fare una cosa. Saremo più precisi, se tu adesso in un'agenda rossa gli scrivi una bella dedica al napoletano, io giorno 25 entro là dentro, gli porto questa agenda rossa e lo invito ufficialmente a venire giorno 26 in mezzo agli italiani per bene, in mezzo agli italiani onesti. Perché scusatemi, e ripeto, non vuole essere un attacco al capo dello Stato, ma il capo dello Stato rappresenta tutti gli italiani, siamo 56, 60 milioni, io non lo so quanti siamo. Ma siamo tutti quelli, non si chiamano solo Berlusconi, non si chiamano Schifani e bisogna smetterla di ergere una
la difesa cosiddetta istituzionale. Gli unici da difendere sono gli italiani, il popolo che quotidianamente lavora e il popolo che ha già pagato. Per cui se tu mi fai un autografo e gli scrivi che lo inviti, io gli dico questo da parte di Salvatore Borsellino al ricordo del fratello Paolo e le invito a nome di tutte le persone onesti e per bene di questo paese a chiedere verità e giustizia per quello che fa. La società civile può fare questo e deve continuare a fare questo. Io ho organizzato insieme a tantissime persone, insieme all'associazione dei familiari delle vittime della mafia, ai ragazzi, ho organizzato tantissime manifestazioni, ho scritto lettere al capo dello Stato quando Luigi è stato messo sotto attacco, era agosto 2007 e di Luigi ne parlavano veramente pochissime persone, gli addetti ai lavori, i giornali della Calabria. E ho chiesto per favore al capo dello Stato, vi ricorderete che Mastella aveva chiesto le dimissioni di Luigi, io da società civile avevo chiesto il trasferimento, scusami. Io da società civile, cioè signor nessuno, perché così siamo convinti di essere, la società civile è nessuno, no. Ho scritto una lettera al capo dello Stato e ho chiesto per favore di mettere fine a quell'imbarazzante performance di Mastella e che per favore lo destituisse. Io non lo so, non ho detto guardi, non ho idea di che cosa potrà fare lei. Però ci eviti queste ulteriori mortificazioni, perché ogni volta che vai in televisione a dire io sono il ministro della giustizia, io credo che non possa assolutamente rappresentare gli italiani, ma possa rappresentare se stesso una casta e un'altra un'ulteriore casta che è ben identificabile al governo. E questa lettera è stata firmata con me da Salvatore Borsellino. L'abbiamo mandata a tutte le agenzie di stampa, questa lettera non l'ha mai pubblicata nessuno. Poi, a distanza di qualche giorno, l'ha pubblicata il blog di Beppe Grillo, l'ha pubblicata anche l'Indomani, se ne sono occupati i giornali stranieri. Allora, siccome la stampa italiana, visto che la stampa straniera aveva ripreso questa lettera, i giornali italiani sono stati costretti a riprendere questa lettera. E da là sono iniziate le trasmissioni, le straordinarie trasmissioni, per esempio, con quella di Anno Zero, che il potere vorrebbe ricuvere, il sistema vorrebbe mettere a tacere. Sono iniziate quelle raccolte di firme organizzate da ragazzi normalissimi che vanno all'università e che se ne scendevano nelle piazze con i loro banchetti, andavano in questura, andavano alla Digos, chiedevano le autorizzazioni. Noi siamo specializzati ormai in questo, sappiamo come si fanno queste cose. E questo che li frega, perché abbiamo capito come funziona. E andavamo a raccogliere firme, ci mettevamo nei punti cruciali, siamo andati a racchiedere le firme persino, mi ricordo, a Palermo, a Cammarata. E lui con il suo sorriso a 59 denti, sindaco di Palermo, è arrivato là convinto, No, stava venendo a firmare perché pensava che fosse chissà che, ho detto guarda, siete dei magistris, e mi ha detto non conosco gli atti. Gli ho detto non si preoccupi, noi conosciamo i suoi però. Quindi abbiamo praticamente mosso quell'Italia che sembra non esistere, invece vi assicuro che c'è, che esiste, e ne siamo un po' la dimostrazione. Io e Luigi in questo momento, oscurati, e gli altri colleghi eletti, oscurati da tutto il sistema di informazione, se non c'era la rete, se non c'erano le persone, i ragazzi come voi che andavano a volantinare per noi, non ci avrebbe conosciuto assolutamente nessuno se non gli addetti ai lavori. Allora questa è una realtà che c'è, che esiste e che si muove, vi assicuro che loro hanno proprio paura di questa realtà che esiste e che si muove. Abbiamo fatto manifestazioni come quella di Piazza Farnese, io so, dove abbiamo gridato il nostro dissenso. E abbiamo detto a personaggi come Schifani, come Alfano, come Dell'Utri, che conoscevamo tutto il loro pedigree, e chiedo scusa ai cani, abbiamo spiegato, abbiamo gridato in faccia, abbiamo chiesto più volte il coinvolgimento, ripeto, di quella parte di Stato che noi continuiamo a pensare debba essere, possa essere onesta, slegata da quei sistemi di potere assolutamente torbidi, forti e deviati. E qualcuno pensava che forse ci saremmo stancati, noi non ci stancheremo mai, e ne è una dimostrazione per esempio quello che i ragazzi GIV del Lazio sta facendo con lo scioglimento del Consiglio Comunale di Latina. Scioglimento del Consiglio Comunale di Fondi e avremo la chiacchierata il 25 sera a Latina. No, guardate che sono cose che servono, non serve soltanto il deputato, adesso lo dico da parte in causa, che la mattina va a depositare una interrogazione parlamentare, se poi manca il sostegno della società civile, se poi manca il sostegno della gente che quotidianamente vive, senza quello non si può fare assolutamente nulla. Chiudersi in un palazzo, isolarsi e